Con le telecamere di Energy Solution TV siamo arrivati, siamo sempre intorno al lago di Bracciano, a Manziana, siamo in casa della famiglia Pietro Paoli, siamo con la signora Federica, ecco appunto. Allora, cosa ha spinto voi, insomma la vostra famiglia, a decidere di aderire al Super Bonus 110? Allora, principalmente l'appetibilità, diciamo così, del bonus, perché un'occasione come questa pensavamo fosse irripetibile. Pertanto abbiamo aspettato, perché non eravamo molto fiduciosi, questo devo dirlo, rispetto alle procedure che la normativa ha stabilito. E dopodiché, con il fatto che un nostro vicino di casa era, diciamo, partito in questa avventura, allora anche noi ci siamo buttati e abbiamo quindi poi aderito, abbiamo conosciuto la società, sì, e abbiamo aderito quindi a questo bonus. Sì, a proposito di procedure, quanto tempo è trascorso per arrivare alla fine di tutto l'iter? Allora, guardi, noi abbiamo iniziato ad interessarci verso la fine di novembre, gli inizi di dicembre, e abbiamo cominciato a fare i lavori, quindi la conclusione delle procedure è stata, diciamo, abbastanza veloce. Abbiamo cominciato i lavori a inizio giugno. E i lavori che sono stati effettuati sono stati molto invasivi, ma hanno creato dei problemi, oppure è stato tutto molto semplice? È stato tutto, diciamo, abbastanza semplice. Chiaramente, come si fa quando si fanno i lavori in un'abitazione che non è predisposta fin dall'inizio per questo tipo di interventi, ci sono state delle piccole questioni, diciamo, pratiche, ma che sono state prontamente risolte dai tecnici. Avete preso questa decisione di efficientare da un punto di vista, appunto, energetico la vostra abitazione soltanto per un mero risparmio, che è comunque un aspetto importante economico, oppure anche per avere, come dire, rispetto dell'ambiente, della natura? Allora, chiaramente la prima spinta è stata quella del risparmio economico, insomma è indubbio questo, e però, essendo anche sensibili all'aspetto ecologico, chiaramente, essendo poi noi una coppia relativamente giovane, quindi pensiamo a un futuro più ecologico, ci è piaciuto anche, appunto, l'idea di poter dare questo contributo anche per il futuro e per i giovani. Allora, a proposito di futuro, all'interno del pacchetto è previsto anche è prevista l'installazione di una wall box, che è una stazione di ricarica per le macchine elettriche. Esatto. Pensate un domani di efficientare anche il vostro parco macchine? Sì, assolutamente sì, è stata una dei motivi principali per i quali abbiamo scelto di aderire a questo bonus 110. Insomma, consigliereste anche altri di aderire al suo? Assolutamente sì, è una cosa che io ho già fatto, perché chiaramente poi con il passaparola si è sparsa la voce che noi avevamo affrontato questo tipo di lavoro, avevamo dato questa adesione al 110. Al bonus 110, pertanto io ho già messo in contatto alcuni miei conoscenti con la ditta. La nostra azienda, sì. A proposito di questo, e concludiamo, perché avete scelto Energy Solution e non qualche altro competitor? Allora, diciamo che è stato, a onor del vero, un puro caso, ribadisco, perché tramite il passaparola del vicino di casa ci ha fatto conoscere l'azienda. E abbiamo avuto contatto poi con il commerciale, perché è il primo approccio con il quale abbiamo parlato, e onestamente ci è piaciuta la persona, e quindi di conseguenza abbiamo aderito. Bene, grazie, bocca al lupo. A voi, grazie.